durante l'esplorazione di una casa abbandonata. Il cacciatore di fantasmi del canale Ghost Paranormal si imbatte in alcuni oggetti veramente inquietanti. Appena entrato, apre la porticina di un buffet e lì trova alcune teste di pupazzi, probabilmente usati per qualche strano rito. Non trovando più nulla di strano, decide di ispezionare il soffitto della casa. Una volta sopra, però, scopre qualcosa di terribile. Mentre fa una panoramica del soffitto, riprende una donna con un abito nero. Lo youtuber, vedendola, si spaventa. Osservando bene quella donna, si accorge che non è altro che un manichino. Vicino al manichino c'è una valigia. Sopra la valigia è incisa una frase che dice di non aprire. Nonostante quell'avvertimento, l'uomo apre quella valigia. E scopre che all'interno della valigia ci sono degli oggetti inquietanti. Tra questi, due piccole cassette. In una delle due c'è una doppia croce, l'altra è tutta nera. Alcune teste mozzate di bambole, alcune candele. Il tutto sicuramente usato per qualche rito particolare. Il Ghost Hunter, a quel punto, decide di rimuovere il coperchio della piccola cassetta con la doppia croce e trova al suo interno un foglio con delle frasi. Sotto questo foglio trova la fotografia di una donna. Sicuramente la foto della proprietaria di quella dimora, la stessa che praticava questi riti. Il Ghost Hunter a quel punto cerca di leggere quelle frasi. Mentre cerca di recitare quelle frasi, gli occhi di una delle teste di quelle bambole dentro quella cassetta si aprono. Ciò spaventa a morte il Ghost Hunter, e questo lo si può notare dalla sua reazione. Allo stesso tempo si sentono delle campanelle suonare. Durante un'esplorazione in un palazzo abbandonato, dei ragazzi si imbattono in qualcosa di veramente inquietante. Ad un certo punto intravedono dentro una stanza delle candele accese. Sul pavimento c'è un disegno che non si capisce bene cosa possa essere. Mentre i ragazzi tentano di entrare in quella stanza, sentono dei rumori di passi. A quel punto si spaventano e fuggono via. Probabilmente qualcuno aveva iniziato a praticare un rito, interrotto dagli stessi ragazzi che stavano esplorando quel luogo. Durante la ristrutturazione di una casa, alcuni operai rinvengono piccole casse tutte impolverate. Dentro queste casse vengono ritrovati degli strani animali mummificati. Alcuni sembrano animali della fantascienza, altri sembrano provenire dalla fantasia. Non si sa se questi esseri siano reali o finti. Probabilmente il proprietario, di nome Marilyn, doveva avere una fervida immaginazione per collezionare oggetti simili. Il video finisce qui, ragazzi. Noi, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!